Eccoci qua, Gianlu, CES 2024, un CES 2024 che sta per volgere al termine, almeno per noi. Un CES che, devo dire, secondo me è tornato ai fasti di un tempo. Sì, tutte magari non come quantità di gente, ma come dinamicità delle novità. E come numero di aziende. Sì, io ero stato qui anche l'anno scorso e devo dire che rispetto al 2019, 2018, sì, insomma, tutte le edizioni che avevo fatto in precedenza, era un pochino sottotono. Quest'anno invece mi sembra tornato veramente in auge. Assolutamente. Ma in questo video vogliamo fare un piccolo recap di quelle che sono in generale le novità audio-video, in particolare legate alle TV. E partiamo proprio qui dallo stand Panasonic, lo vedete alle nostre spalle, perché Panasonic è una delle aziende che ha portato, diciamo, una novità degna di nota. Sì, è una novità che non riguarda tanto l'hardware, ma che riguarda il software, che dopo tanti anni di, tra virgolette, lamentele da parte degli appassionati in virtù dell'uso di un sistema operativo proprietario, che era all'epoca basato su Firefox, ma che poi è diventato proprietario a tutti gli effetti di Panasonic, sulla gamma OLED in particolare. Bene, quest'anno la novità veramente importante è che c'è una collaborazione a 360 gradi con Amazon, che ha portato all'adozione del sistema operativo Fire OS, quindi che Fire figata. TV con relativa interfaccia, relative app, quindi il problema dell'assenza di app non esiste più. Non dovrebbe esserci più. Cloud gaming, perché c'è Luna integrato, quindi insomma una scelta che ci sentiamo assolutamente di applaudire. Ma nonostante questo, una Panasonic che comunque anche con l'adozione di questo sistema operativo conserva tutte le sue caratteristiche peculiari di qualità d'immagine e soprattutto di possibilità di personalizzazione dei set d'immagine. Esatto. Infatti l'interfaccia Fire OS nella parte di settings è stata personalizzata in maniera importante per poter mantenere quello che poi è il punto di forza delle TV Panasonic. Il rigore nel controllo della gestione dell'elettronica. Quindi ci stiamo avviando invece qui davanti a noi, ora poi ve lo facciamo anche intravedere, verso lo stand Hisense. Esatto. Hisense che qui al CES 2024 porta fondamentalmente un nuovo mini LED da 110 pollici, giusto? In realtà due nuovi mini LED. Sì, che sarà disponibile, stavo per dire, che sarà disponibile in due versioni. In due versioni, 8K 8.4 e 4K. In entrambi i casi, in soluzione abbiamo 40.000 zone di local dimming, 10.000 nit. Ve lo facciamo vedere qua. Sì, ve lo facciamo vedere alle nostre spalle. Eccoli lì. E 10.000 nit di picco di luminanza. Ovviamente poi vedremo nel concreto, una volta usati i preset giusti o calibrati, in quanto si tradurrà in cosa poi si questo, convertirà questo, esatto, questo questi numeri sulla carta esorbitanti. Esatto, fin troppo esorbitanti. Io mi auguro veramente che non siano 10.000 nit, altrimenti in una ci vogliono gli occhiali 10%. Da sole per... Esatto, altra novità sempre di Hisense è una, per ora è un prototipo, sono i laser TV, quindi gli UST, quindi i proiettori quelli a tiro ultracorto, con una tecnologia che loro chiamano light steering, dove riescono su alcune zone, diciamo, di picchi di luminanza ad arrivare, loro dichiarano, a 2000 nit. Ovviamente poi dipende dalla dimensione dello schermo, dal tipo di schermo, dall'ambiente in cui andate a proiettare. È una cosa interessante, purtroppo allo stand secondo me hanno sbagliato l'installazione perché sì, non sembra non ci è piaciuto molto tantissimo. Bene, però vedremo, insomma, poi magari vedremo se riusciamo a vederlo in una situazione, esatto, più consona e valutarlo un pochino meglio. Poi altra cosa carina, sempre legata ai laser TV, hanno fatto lo schermo rollable. Ok. Quindi lo schermo che tu lo tieni giù, quando vuoi vedere la TV lo schermo viene su, si accende anche il videoproiettore e quindi diventa una TV che non occupa spazio praticamente, perché è carino, molto carina l'idea. E intanto esattamente di fronte allo stand Hisense abbiamo quello di TCL. TCL che qui a Las Vegas, oltre a portare gli aggiornamenti delle varie serie di TV, diciamo dei suoi cugini di LED, esatto, ha portato anche un nuovo 115 pollici, esatto, quindi una TCL che sempre più va a puntare sugli schermi di grandi dimensioni. Sì, ricordiamo che nella, diciamo, nel segmento del 98 pollici è leader di mercato. Sì. Lo è anche in Italia, ma per farvi capire, in America ha il 50% di market share. Quindi ci sta puntando. Uno su due è un TCL. E a quanto pare è una strategia che su quei tagli sta portando dei risultati interessanti. Assolutamente. Poi vorremmo un attimino, siccome c'erano voci che abbiamo riportato anche noi, secondo cui nella seconda metà dell'anno TCL avrebbe introdotto i pannelli OLED da 55-65 pollici inkjet RGB, in realtà la voce si è molto raffreddata, cioè nel senso il progetto c'è,
però forse non li vedremo effettivamente nel 2024, tant'è che qui allo stand non c'erano, c'erano dei tagli più piccoli, molto promettenti, molto interessanti, però vogliamo vederli poi più in grande. Effettivamente, esatto. E da TCL passiamo a Samsung, quindi passiamo dalla Cina alla Corea con il primo dei coreani e subito qui vediamo un bel The Wall, un bel micro LED qui all'ingresso dello stand Samsung, che qui a Las Vegas porta sostanzialmente un aggiornamento della gamma dell'anno scorso, sia sì, per quello che riguarda i Mi LED che invece per i modelli OLED. Esatto. Un aggiornamento che riguarda le migliorie a livello di qualità dell'immagine, processore rinnovato. Niente di trascendentale, però comunque un'evoluzione naturale, diciamo, sì, di quella che era la gamma dello scorso anno. Cambiano leggermente esteticamente i piedistalli dei modelli mini LED, che sono ora specchiati, dovrebbero permettere di avere insomma la sensazione che il TV fluttui nell'aria, poi vedremo effettivamente se sarà così. Okay. Ma una Samsung che continua anche a sviluppare la linea OLED, con QD OLED che arriva quindi alla terza generazione, nulla di rivoluzionario dal punto di vista, diciamo, della struttura, quindi rimane sempre lo stesso tipo di architettura di QD OLED come su Pixel, a triangolo, eccetera eccetera, però aumenta ancora di più lo spunto di luminanza. E la cosa che ci è piaciuta di più in assoluto è sulla serie S95D, quella top di gamma, un rivestimento antiriflesso spaziale di cui ci siamo innamorati appena l'abbiamo visto, perché a parte funzionare molto benissimo, bene, ma comunque non impatta poi, diciamo, in maniera negativa sulla qualità dell'immagine. Sembra davvero di avere a che fare con una rivista, sembra la carta stampata quando però vedo. Al buio è fantastico, sì, perché il nero torna ad essere nero perfetto, ci è piaciuto. Poi lo misureremo, lo vedremo, però ci è piaciuto. È una Samsung tanto, che come molte delle aziende presenti qui al CES 2024 è diventata IA centrica. Esatto, punta tantissimo sull'intelligenza artificiale anche all'interno dei televisori. Sì. Un'intelligenza artificiale all'interno dei TV che si concretizza in diversi elementi. Nell'upscaling, ad esempio, dove l'intelligenza artificiale interviene per migliorare la qualità dell'upscaling e dell'immagine che otteniamo, anche sul movimento. Quella è la cosa che forse ci è piaciuta di più. Sì, esatto. Non tanto sull'upscaling, ma effettivamente sul movimento con lo sport, per esempio, quindi se guardiamo DAZN, i streaming, eccetera, eccetera, dà una mano. Col pallone con la scia, avete presente? Ecco, quello dovrebbe far scomparire questo artefatto molto fastidioso, ma anche perché il televisore diventa il centro, l'hub di controllo di tutta la domotica. Quindi al televisore si connettono tutti i prodotti della serie SmartThings, tutti i prodotti Samsung che rientrano nell'universo SmartThings. E quindi questa cosa la ritroveremo poi anche in LG, perché la filosofia è molto simile. Molto simile. Per cui chip proprietario, attenzione alla privacy e alla sicurezza. Chip proprietario con una NPU molto più performante, un numero maggiore di transistor per avere prestazioni sempre migliori e un chip dedicato proprio, come dicevamo, all'intelligenza artificiale per migliorare ulteriormente le prestazioni anche in questo campo. Alle nostre spalle vediamo Sony. Per quanto riguarda Sony, in realtà discorso un po' particolare perché, come l'anno scorso in realtà, non presenta novità TV al CES. C'è anche da dire che la serie OLED A95L, di cui abbiamo pubblicato la recensione giusto qualche giorno fa, in realtà è uscita da abbastanza molto poco, tardi, quindi ci sta un po' di, diciamo, dilazione poi nell'arrivo delle novità, però in realtà non è che non ci fossero completamente novità. No, in realtà in una stanza privata ci hanno fatto vedere un prototipo di ciò che arriverà, prototipo mini LED, dove la particolarità è che Sony ha sviluppato in casa il drive di controllo dei LED, ha miniaturizzato tantissimo tutta l'elettronica e lo scopo era avere un controllo proprio sul local dimming, quindi avere molta più possibilità di interagire senza usare, diciamo, soluzioni di terze parti e soprattutto migliorare l'efficienza, tant'è che ci hanno fatto vedere che i nuovi mini LED che arriveranno sono più luminosi, hanno meno clouding, meno blooming, quindi fondamentalmente funzionano meglio, ma consumano significativamente meno della precedente generazione. Al momento non abbiamo sigle,
non abbiamo tagli, non abbiamo prezzi e non per abbiamo tutto, per tutti questi per in realtà. Tutti, esatto. Perché sono comunque tutte soluzioni che, da quello che abbiamo capito parlando poi con i vari product manager, che arriveranno probabilmente verso il secondo trimestre? Sì, penso di sì. Marzo, aprile? Sì. Penso insomma, che ci sarà una presentazione ad hoc, come fecero l'anno scorso, verso febbraio-marzo, e a quel punto capiremo anche meglio quando arriveranno effettivamente in Europa, ma soprattutto in Italia. Cogliamo l'occasione sempre per Sony per smentire, diciamo, delle speculazioni che sono emerse in questi giorni su svariate testate internazionali per iniziare e poi di rimbalzo anche in Italia, secondo cui avrebbero abbandonato l'OLED. In realtà questa notizia c'è stata smentita. Hanno detto semplicemente che probabilmente quest'anno non rinnoveranno la gamma OLED, proprio per quello che vi dicevo all'inizio, che alla fine i televisori sono usciti abbastanza tardi, ma loro continueranno comunque a lavorare su tutte le tecnologie, quindi no. Hanno il focus era sui mini LED perché è la novità più grossa su cui stanno lavorando al momento, non hanno abbandonato loro. Ma non abbandonano il resto. E chiudiamo la nostra chiacchierata qui dallo stand LG, dove alle nostre spalle vediamo quella che è una delle novità più interessanti, sì, ovvero il nuovo OLED trasparente. Sì, l'OLED T, io non riesco a non definirlo ancora un concept, però in realtà arriverà sul mercato, non è ben definita una data di commercializzazione, né un prezzo, né se verrà effettivamente venduto come ce l'hanno fatto vedere, cioè con tutta quella struttura che sembra, diciamo, un oggetto quasi d'arredamento. È molto bello, sì, nel senso che è una soluzione ibrida, perché è vero che è trasparente, ma in realtà si può tirare su una specie di fondale nero che lo fa tornare ad essere un OLED normale, quindi è duplice, trasparente e non. Però tra l'altro tra i trasparenti ci siamo prima dimenticati di citare che Samsung. Anche Samsung ha il suo trasparente, però micro LED, anche quello molto interessante, molto più B2B, mentre sì, qua diciamo sì, c'è un po' un'apertura anche verso consumer. In realtà quello è proprio B2B e quindi comunque è interessante. Però per LG ovviamente non possiamo dimenticare anche la gamma degli OLED, diciamo, classici. Fondamentalmente basata su quattro serie, quindi la serie M4 che quest'anno diventa una serie comunque vuoi non vuoi strutturata per LG, perché parte da 97 fino a 65 pollici con i pannelli MLA a partire dall'83 pollici a scendere, quindi in tutto e per tutto ha le caratteristiche del G4. Quindi anche con il dissipatore di calore, il brightness booster max, quindi per arrivare fino a, dichiarato da LG Display, 3000 nit, poi capiremo in quali condizioni, però è completamente wireless l'M4, quindi ha il suo box con tre porte HDMI e non quattro come sui televisori tradizionali di LG, però non avete bisogno di mettere un cavo, supporto fino a 144Hz, 4K, HDR. Devo dire, l'abbiamo visto all'opera, funziona molto bene. Serie G4 che riprende quelle caratteristiche, c'è in più anche il 55 pollici. Poi si scende a C4. A C4 che non ha l'MLA, però ha WebOS 24, anche lui come tutta la gamma nuova con 5 anni di aggiornamenti garantiti. Tra l'altro vi ricordiamo che anche la gamma del 2023 verrà aggiornato a WebOS 24. E poi infine la serie B4 che non ha i pannelli, diciamo, più sofisticati OLED di LG, però guadagna quest'anno 4 porte HDMI in versione 2.1, quindi fino all'anno scorso la serie B ne aveva solo 2, quest'anno 4, anche qui WebOS, ampio supporto gaming, insomma, diciamo, una gamma molto ben strutturata. Ma diciamo che su questo abbiamo un video dedicato, esatto, e quindi andatevelo a vedere, esatto, dove trovate tutti i dettagli insieme a tutti gli articoli che sono stati pubblicati sulle pagine HD Blog, quindi trovate anche lì tutti i dettagli di tutti quanti i produttori che abbiamo citato oggi. E niente, io direi che possiamo salutarvi, mi raccomando continuate a seguirci perché comunque il CES è solo l'inizio dell'anno, esatto, poi si andrà avanti, altre fiere, altre novità, altri lanci, a breve tra l'altro proprio uno qui molto vicino. E io entro fine mese ci saranno le novità di Philips, anche quindi di B-Vision, ci sarà un evento a Barcellona dove vi racconteremo le novità, quindi siamo solo all'inizio, un nuovo anno,
sembra molto dinamico e molto interessante. Continuate a seguirci e mi raccomando iscrivetevi al canale. Ciao ciao! Ciao ciao!